ritornelli. Quante emozioni fatte di canzoni. Buonasera, buongiorno, buonasera, ciao, e buon sabato, lo dico, lo faccio. No, no, dai, sempre la tua. Lucianonelli, quando arriva il sabato, la tondelletta viene dalla campagna. Mi piace molto Leopardi, però. Insomma, le solite cose. Però sai una cosa, che quando arriva il sabato, veramente per tutti noi, per tutte le orchestre, ma soprattutto per il pubblico, andare a ballare è fondamentale, sì, perché il sabato è magico, si balla dappertutto, ci sono tante, ormai ci sono tante feste, ma soprattutto ci sono anche tanti locali che stanno preparando proprio delle belle feste proprio per voi. Allora, io intanto però voglio ricordare a tutti cominciamo voi, noi ovviamente già siamo da qualche parte, quindi se ci seguite vedrete sicuramente avrete sicuramente la possibilità di venirci a trovare. Ma voglio ricordare a tutti voi un evento straordinario che si svolgerà a San Gimignano, a Relè la Cappuccina, si svolgerà proprio questa seratona che si svolgerà mercoledì 25 maggio con degli artisti straordinari come l'orchestra di Mario Riccardi, con le Riccardine, Gianni Drudi, tante bellissime orchestre, tante altre, Dino Bucciante, il Sogno Italiano, insomma ci saranno tantissime belle orchestre, quindi vi aspettiamo tutti, ricordate, mercoledì 25 maggio. Relè la Cappuccina di San Gimignano, provincia di Siena. E adesso partiamo e andiamo a ballare, vai così. Rock Collection, Nino and the Ninos. Anche loro saranno alla Cappuccina. Riprendiamo Paolo, il Giro d'Italia e interrotto marciamo ieri, che non lo possiamo fare tutto intero, ma nelle nostre serate lo facciamo intero e la gente
balla sempre questo Alligalli o Tarantella, è anche bello lunghino, sì, allora io gli bene. Dico sempre, ragazzi, non è colpa mia se l'Italia è lunga. Lo stivale è lungo. Ok, dai, alla grande. Oggi però dai. La finiamo. Facciamo Sicilia, se non sbaglio, sì, e poi torniamo a Napoli, ecco. E facciamo O soldato innamorato. Per voi, Giro d'Italia, Luciano Nervi. Intervista con l'artista di sabato, andiamo a scoprire qualcosa in più dell'artista di oggi. Vai così. Tienilo per te, non dirlo a nessuno, è un segreto che rimane tra noi. Il tuo spettacolo, sicuramente uno spettacolo grandioso, con queste quattro ballerine brasiliane. Ci divertiamo e speriamo di far divertire anche i ragazzi, il pubblico che viene ai nostri spettacoli. Sicuramente. Dai. Adesso sta tornando il genere degli anni 90, sono in giro un po' per le discoteche, e quindi Fichi, il pinguino, la gallina, Tirami sulla banana, questi qua, ecco. Sono tutti, ma ce ne sono tantissime, quante canzoni, quanti successi 90. Ci saranno di Gianni Drudi? Ma insomma, successi, canzoni che ci canzoni siamo che divertiti, però vengono eseguite da tantissimi. Ci siamo divertiti a cantarle, a farle, ancora così facciamo baracca. Volevo dirlo io, mi hai preceduto. Per dirne un'altra. E invece questa vestita di stracci, questa però, vestita di stracci invece è una canzone che ha scritto. Vedi, tra una canzone goliardica, una cazzata o una canzone demenziale, nascono anche quelle canzoni, quei momenti, grazie a questi momenti importanti della vita, come un figlio, per esempio. Mia figlia Giorgia, quando è nata, che io l'ho vista nascere, hanno tagliato questo cordone umbilicale e l'hanno messa in un panno bianco, quindi io per la prima volta l'ho vista vestita di straccio. Ah, ecco, giusto. Ecco perché è nata questa canzone. Adesso l'ascoltiamo. Sei un artista sotto tutti i punti di vista, sì, anche per quanto riguarda l'emozione. Sì. Grazie di essere stato grazie qui con noi, è stato veramente bello conoscere di più, e sicuramente anche il nostro pubblico sarà felicissimo di aver conosciuto meglio questo grande artista che è Gianni Drudi. Ti aspettiamo presto di nuovo. Presto, Gianni Drudi, che adesso andiamo ad ascoltare vestita di straccio. Dagli occhi di ghiaccio, quel che sento è questione di pelle, hai addosso soltanto uno straccio, sulla testa milioni di stelle. Bravo Gianni Drudi. Grazie.
vestita di stracci. Fanciulla con gli occhi di ghiaccio, senza giorni nel tuo calendario. Non mi dire chi sei, con chi stai, c'è un domani nel nostro sipario. Ragazza, sei figlia di un fiore, dell'amore non puoi farne a meno. Sei vestita da un raggio di sole, quattro petali sopra il tuo seno. La mia vita da zingaro vivo, lontano da tanti pagliacci. Io non sono né un Rambo né un Dio, se tu vuoi puoi venire con me, vestita di stracci. La mia vita da zingaro vivo, lontano da tanti pagliacci. Io non sono né un Rambo né un Dio, se tu vuoi puoi venire con me, vestita di stracci. I nostri inviati speciali di sabato dove saranno? In giro. Ma in giro sempre. Però, vediamo un po' se sono seduti per terra a Piazza del Campo a Siena, chissà mai. Vabbè. Cristiano Chesi, Mirko Malatesti in viaggio. Fatti, 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 poi da domani, da domani. Ciao Luciano! Siamo sempre qui a Firenze nel mitico piazzale Michelangelo, ormai e ci si è messo le radici e non ci si fa alle valle. Oggi siamo in compagnia dell'ennesimo turista, io suppongo, che a vedere dal cappello penso sia di Firenze. No, assolutamente no, sono siciliano. Immaginavo infatti, come ti chiami? Cristian. Bravo Cristian, dunque dimmi una cosa, che ci fai qui a Firenze? Sei venuto a vedere un po' la città? No, ci siamo trasferiti, lavoro qui a Firenze e siamo qui. Allora qui alla grande, altro, ecco, cioè ormai sei, diventerai un fiorentino doc. Speriamo di sì. Speriamo. Bene, te lo auguro in tutto il cuore. Dimmi, che musica ascolti? Tutti i generi di musica, tutti. Perché la musica è bella tutta. Assolutamente sì, è la vita. La musica è la vita. La musica dà sempre la forza di andare avanti anche nei momenti bui, io penso. Assolutamente sì, assolutamente sì. Come diceva la mia mamma, finiranno i tempi bui se si trova i soldi per pagare la bolletta. Ma speriamo, allora, siamo venuti qua per questo, per i soldi. Soprattutto per quello. Cosa dire Luciano? Da Firenze è tutto, un saluto da Mirko Malatesti, Cristiano Chesi e il nostro amico. Cristian, ciao. Ciao. Fatti, 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 poi da domani, da domani. Bel successo della grande orchestra Mario Riccardi, questi carissimi amici, questi che vengono da Pesaro, anche loro saranno alla Cappuccina il 25, che ci fanno ascoltare Casanova. Se muovi il tuo corpo magico, io quasi divento elettrico. Guarda che stai facendo in Casanova. Ma se vuoi sentirti dire che sei come Valentino, i tuoi occhi languidi, mi sento venire i brividi.
cantare quando c'è l'amore. Ricordi di ritornelli, questa settimana è dedicata a due cantanti speciali che sono appunto Arisa e Emma, che sono anche attualissimi con grande successo. Oggi ascolteremo Amami, un brano di Emma. Nel 2013, estratto dal terzo album in studio di Emma, intitolato Schiena, esce appunto il singolo Amami, prodotto da Brando e scandito dalla batteria di Milius Johnson. Amami è stato il primo brano italiano ad essere stato reso disponibile per il preordine attraverso l'iTunes. La canzone, scritta e composta dalla stessa Emma, è stata incisa anche in lingua spagnola con il titolo Amame. E in questa versione Emma duetta con David Bisbal. Non c'era molta fantasia, voglio dire. Lo sanno todos, ecco. Il singolo è stato definito come il brano che consacra Emma come interprete rock, designandola come erede artistica di Gianna Nannini. Nel 2013 il singolo ha ricevuto il premio Digital Songs Platinum Wind Music Awards per le 50.000 vendite conseguite. Curiosità, nel 2013 né Arisa né Emma hanno concorso a Sanremo, ma Emma si è esibita la quarta serata, evento chiamata Sanremo Story, dove ha cantato con Annalisa una canzone della storia del festival intitolata Per Elisa. Della grande Alice che noi abbiamo conosciuto. Che noi abbiamo incontrato a Berlino l'anno scorso. È stata una cosa molto bella. Oggi ascoltiamo Amami dalla voce di Federica Cocco e l'orchestra italiana Bagutti. Se mi ricordo, se mi ricordo. Le voglie e la paura, le
l'istinto di chi poi non se lo immagina, la bellezza di chi ride da molta pagina e osservo attorno a anche le stelle, le tengo fra le mani, le conto sulla pelle e bocca contro bocca e sono l'unica. Sento questo cielo che ci illumina. Proseguono i ritornelli attuali con l'amico Roberto Polisano che ci fa ascoltare Madonina. Vai Roberto. Sono nato in Valpadana, mia moglie è cubana, per colpa della suocera io vivo a La Habana, per la mia bella Italia ho tanta nostalgia, non vogliono che canti le canzoni di casa mia. Oh mia bella Madonnina, io canto sempre alla mattina, per cantare questa canzone mi nascondo giù in cantina, sei tutta d'oro e piccinina, e presto tornerò da te, mi manca tanto la mia nebbia, il panettone ed il caffè. Suocerelle e mogli, sai sono tutte uguali, prima ti voglio bene, poi ti fan patir le pene, per la mia bella Italia ho tanta nostalgia, non vogliono che canti le canzoni di casa mia. Oh mia bella Madonnina, io canto sempre alla mattina, per cantar questa canzone mi nascondo giù in cantina, sei tutta d'oro e piccinina, e presto tornerò da te, mi manca tanto la mia nebbia, il panettone ed il caffè. Per cantar questa canzone mi nascondo giù in cantina. Ciao a tutti, ciao, andate amici. A ballare, ormai siamo lì, ormai siamo lì, noi dobbiamo sbrigarci, sì. Anche che siamo lì. Ciao, a domani. Ciao. Quanti ritornelli, quante emozioni fatte di canzoni.